Si chiama questa azione di Roberto Pereira in area di rigore, 1-2, un po' defilato, adesso si torna dalla distanza, il gol dell'Udinese, con una deviazione un po' sporca, Arslan al 18° minuto porta in vantaggio l'Udinese. Con grande libertà Pereira, con grande anche bravura Pereira, ha protetto molto bene il pallone, ha scaricato per Arslan che dalla distanza dei 23-24 metri, nonostante la posizione defilata, ha calciato con il destro, è venuto fuori un pallone che sembrava sinceramente leggibile, però si è andato a infilare alla destra, alla sinistra di Stracoscia che si è disteso, lo stiamo rivedendo in questo momento. Tutto era partito sulla fascia sinistra con Pereira, bella giocata, anche tunnel su Patrick, poi non c'era uno spazio, allora lo scarico per Arslan, si piega sulla sinistra Stracoscia, beffato anche dalla deviazione di Acerbi. Determinante la deviazione di Francesco Acerbi. Certamente, peccato anche per il tunnel a Patrick lì in area di rigore con Pereira, appunto, che poi riesce a servire i suoi compagni. Il tiro deviato che finisce alla sinistra di Thomas Stracoscia, quindi 0-1. Parte male questa gara per la Lazio, caro Giulio. Parte male, diciamo, nonostante sia il primo tiro in porta dell'Udinese, però la tendenza di primo questo quarto d'ora è stata un po' dormiente, un po' apatica da parte della Lazio. Ancora Lazio, Lazzari, sempre da dietro, cerca il centrocampo, Patrick, stavolta a sinistra, palla per Fares, viene intercettata la Stiga e Lazio, no, non c'è proprio la Lazio oggi, riparte addirittura l'Udinese che permetterà di chiudere in attacco questo primo tempo, attenzione a De Paul, in mezzo Forestieri, non credibile. Il gol dell'Udinese al 48esimo e va a raddoppio con Pussetto che è andato ad inserire in mezzo alle maglie biancocelesti, non riesco a capire come da un'occasione di calcio di punizione calciata qualche istante fa da Luis Alberto, mancavano 30 secondi, si potesse poi all'improvviso trovarsi con l'attaccante dell'Udinese a tu per tu con Stracoscia, davvero un arachiri incredibile. Se n'è andato già negli spogliatoi Simone Inzaghi arrabbiatissimo per questo primo tempo. Siamo in attesa dunque del secondo. Intanto c'è un conciliabolo con l'arbitro, anche se lo speaker ha già annunciato il gol, c'è Correa nel centrocampo, incredibile come Simone Inzaghi se ne sia già andato negli spogliatoi, era furibondo per questo raddoppio Udinese e chissà se riuscirà ad utilizzare le sue armi per così ritemprare un po' la mente dei giocatori della Lazio. Abbiamo rivisto anche la scena con Simone Inzaghi che sbatte la giacca sulla panchina, se ne va via. Cerca il centrocampo, pronta a ripartire la Lazio, 2-0 per l'Udinese, è un risultato incredibile, che ha dell'incredibile. Insomma, veramente una Lazio che oggi non è scesa in campo, perlomeno è una lontana parente di quella Lazio che abbiamo visto fino adesso in questo campionato e anche in Champions League. Fares, palla indietro, duplice fischio dell'arbitro Aureliano Di Bologna, tutti nei spogliatoi, c'è il break, 2-0 per l'Udinese, brutta partita. La spalla De Paul, la chiude. Terzo gol. La chiude Rodrigo De Paul, buca sul primo palo Thomas Stracoscia. 3-0 Forestieri al 70esimo minuto, anzi purtroppo 71esimo minuto, il destro all'altezza del primo palo. Qui Stracoscia poteva fare meglio, ma intanto è tutta la Lazio che oggi è crollata al suolo. 3-0 per l'Udinese. Alberto, è un arachiri, è una debacle totale. Guarda, io ancora sono ovviamente a casa, quindi ancora non ho visto il gol, però sto vedendo il preambolo del gol e c'è Akpapro che è entrato per la prima volta, credo, da inizio stagione veramente male, cioè si è fatto beffare a centrocampo prima del gol in una maniera incredibile. Duplice, triplice fischio dell'arbitro che manda tutti gli spogliatoi anche con qualche secondo d'anticipo rispetto ai 4 di recupero. 3-1 il risultato, pesante ma meritatissimo, te lo direi. È finita, abbiamo vinto allora, forza il Lazio!